Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Trovata91 e vi do il benvenuto ad una nuova puntata della rubrica Monsters Legacy, la rubrica in cui parlo dei vari personaggi che appartengono alla categoria mostri della Universal. Per chi si fosse perso i video precedenti, vi lascio in descrizione il link alla playlist con tutti i video passati della rubrica. Brevemente ricordo che finora ho trattato tutti i principali mostri della Universal del periodo classico, quindi anni 30 e 40 principalmente, con un paio di eccezioni, una negli anni 20 e una negli anni 50. E dopo che avrò fatto questo video, che sarà un po' particolare, passerò alle reinterpretazioni, al primo ciclo di reinterpretazioni che ci sono stati di questi personaggi, quindi quello che è stato fatto negli anni 50 e 60 dalla Hammer Production, poi farò anche quello degli anni 90, insomma, così via, finché tratterò i principali film che sono stati fatti appunto sui mostri della Universal. Questo video però è un po' particolare perché l'avevo già annunciato alla fine del video precedente. Io finora ho trattato gli otto mostri principali, i più famosi, quelli che più sono entrati nell'immaginario collettivo, che più hanno segnato il cinema horror e che sono stati protagonisti di varie riproposizioni nel corso della storia del cinema. Mentre questo video sarà dedicato ai mostri minori, ovvero quei mostri che sono stati effettivamente realizzati in quel periodo, anni 30 e 40 e avremo anche film anni 20 e anni 50, che sono della Universal e appartengono al genere horror, fantascienza, comunque hanno dentro dei mostri o comunque delle creature non proprio normali al loro interno, ma che non sono entrate così tanto nel nostro immaginario. Sono conosciute agli appassionati di cinema, infatti avremo modo di vedere come alcuni di loro hanno influenzato in maniera inaspettata storie più moderne che noi conosciamo molto di più. E inoltre mi sembrava un buon modo per essere, diciamo, completista, parlare anche di questi personaggi, di cui tra l'altro parlerò solo in questa sede perché non avendo avuto ritrasposizioni successive, con un'unica eccezione di cui però non tratterò delle altre riproposizioni, vi spiegherò poi perché. Insomma, mi sembrava giusto comunque parlarne. Allora, questo video sarà diviso in tre parti, come potete leggere dal titolo. Nella seconda e nella terza tratterò effettivamente le recensioni dei film, qui però voglio dirvi alcune cose preliminari. Numero 1. Dovendo trattare molti film, non ho fatto un unico video in un unico colpo. Vedevo un film e poi lo recensivo, il che significa che tra un video e l'altro noterete dei cambiamenti, ad esempio nella disposizione dell'inquadratura e della luce, perché ho fatto, cioè, ogni volta che accendevo spostavo un minimo il computer o cose del genere, quindi se trovate problemi di continuità, ad esempio a un certo punto troverete anche con i capelli leggermente cambiati, è per quello, perché ho fatto il video in tranche diverse. Tra l'altro questa introduzione è l'ultima cosa che sto registrando, il mio film nel momento in cui sto registrando li ho già recensiti, anche se voi li vedrete dopo. Altra questione, il numero dei film trattati, perché avevo annunciato che i mostri minori erano 6. In realtà ora sono diventati 8, perché io sostanzialmente mi basavo su quanto scritto sulla pagina di Wikipedia Italia che parlava appunto dei mostri di Universal. E voi direte, minchia, Wikipedia è una grande fonte. In realtà sì, nel senso che Wikipedia è stato detto che non è più inaffidabile di altre fonti letterarie. Non può essere citata nelle tesi o in cose appunto più formali, perché non vale molto come citazione in quel caso lì, cioè ci vogliono delle fonti letterarie un po' più forti, però per un video su YouTube si può tranquillamente fare senza problemi. Inoltre Wikipedia ha un grande vantaggio, essendo digitale può essere aggiornata rimediando degli errori. E così è successo, perché da 6 i mostri sono diventati 8. Io stavo ho riguardato l'elenco per, diciamo, prepararmi psicologicamente e ho visto che ne avevano aggiunti due. Al che mi ha preso, tra virgolette, un mezzo panico e mi sono detto, ok, adesso devo essere sicuro che non ce ne siano altri. In Wikipedia inglese era più completo, lì c'era proprio l'elenco di tutti i film della Universal usciti nel periodo che volevo trattare. Sono andato a guardare e, vabbè, tolti i vari seguiti dei film principali e cose di questo tipo, mi sono accorto che quelli che rimanevano, oltre ai mostri principali, i mostri minori, erano quasi tutti thriller, cioè c'erano serial killer più che mostri, quindi effettivamente potevo evitare di includerli, non mi sembrava corretto. Alla fin fine ho deciso di includere gli otto che sono segnati sulla pagina di Wikipedia Italia perché mi sembravano i più adatti. Quindi no, nella seconda parte vedrete quattro film analizzati e quattro anche nella terza. Anche qui non andrò propriamente in ordine cronologico, ma in un ordine preferenziale personale, anche se sarà leggermente diverso perché finora io sono andato,
dal personaggio che personalmente mi piaceva di più, via via, poi andando avanti a quello che mi piaceva di meno, insomma, in una sorta di gerarchia personale assolutamente soggettiva che non aveva tanto a che fare con la qualità dei film, quanto appunto di, ripeto, mie preferenze personali nei confronti dei personaggi. Qui succederà la stessa cosa, ma al contrario, nel senso che partirò da, nella seconda parte, i primi quattro saranno personaggi che come mostri mi convincono meno per motivi che scoprirete, mentre nella seconda parte ci saranno cose che insomma mi hanno convinto di più, sia come mostri, ma anche come film. Infatti, in questo caso, l'ultimo film che tratterò sarà quello che io, uno dei due che io preferisco di più di questi otto dei mostri minori. In più, se tutto va come spero, questi video saranno caricati. Questa prima parte, se tutto va bene, la state vedendo il 6 aprile, la seconda uscirà il 7 e la terza uscirà l'8. E in questo modo questo video finirà appunto l'8 aprile, ovvero a un anno esatto da quando ho pubblicato il primo video, ovvero quello sul Frankenstein di James Whale del 1931. Mi piace dare questa chiusura del cerchio, anche se vi devo dire, lo ripeterò anche quando avrò finito alla fine dell'ultima parte, la terza parte del video. Non è una cosa che penso riuscirò a fare per tutto, cioè non è che adesso dal 2019 ad aprile 2020 tratterò solo dei film della Hammer per fare in modo che duri un anno, andrò come andrà. In questo caso ho avuto fortuna, sono riuscito a chiudere il primo anno con il primo ciclo, ma non penso riuscirò a farlo con gli altri, perché contate che i mostri minori appunto non li hanno riproposti e quindi già c'è un video in meno. Il mostro della Laguna Nera non ha avuto altre reinterpretazioni, salvo una modernissima che non è neanche ufficiale, ovvero la forma dell'acqua. Quindi non è che posso ripetere lo stesso schema per i vari cicli, perché non ci sono corrispondenze perfette. Quindi per questo primo ciclo mi è andata bene, per i prossimi chi vivrà vedrà. Vi ringrazio oltretutto per aver seguito questa rubrica fino a questo momento, ringraziamenti che poi ripeterò anche nella parte finale del video. E tra l'altro lascerò il minutaggio di cui tratto i vari film nelle descrizioni. Anche perché se solitamente faccio spoiler senza problemi, per alcuni di loro farò anche una parte spoiler perché ci sono delle cose che saperle prima potrebbe rovinare i film in alcuni casi, in altri no. Quindi a seconda guardate il minutaggio e capite quando dovete saltare per gli spoiler e quando no, ma tanto avviso comunque durante il video. Chiudo questa prima parte parlandovi di un escluso da questo elenco di mostri minori e in generale dalla Monsters Legacy. Che cavolo serve a parlare degli esclusi? Beh, credo che sia un escluso che potrebbe sorprendere qualcuno perché ci sono degli indizi, diciamo, moderni che lascerebbero supporre che invece tale personaggio dovrebbe rientrare. E invece non rientra. Sto parlando di Dr. Jekyll e del suo alter ego, Mr. Hyde. Infatti, lo scienziato con la doppia personalità più famoso nella storia del cinema horror fantascientifico non è un mostro Universal. La cosa potrebbe stranire alcuni di voi, visto che in Van Helsing, il film che riuniva alcuni dei mostri principali da Universal, Frankenstein, Dracula e l'Uomo Lupo, il prologo mostrava appunto un Mr. Hyde, che devo dire non mi dispiaceva come design, a parte la stazza eccessivamente elevata, però per il resto secondo me ci poteva anche stare, l'avessero rimpicciolito un po' sarebbe stato meglio. E inoltre, un paio di anni fa è uscito il bellissimo film della mummia che doveva iniziare il Dark Universe, cosa che poi non è andata in porto, e c'era Russell Crowe che faceva Jekyll e Hyde, quindi dice, minchia, il collante del Dark Universe non è un mostro Universal? No, non lo è. Se voi andate a guardare chi ha prodotto le trasposizioni di Jekyll e Hyde, non è mai la Universal. Una delle più famose risale al 1941 ed era diretta da Victor Fleming, regista che tra l'altro ha fatto robetta poco conosciuta, tipo questi due qui, ma chi cacchio li conosce? Nessuno ha mai visto questi due film a parte me, come no? Comunque, scherzi a parte, quella trasposizione lì, che è una delle più famose, per esempio, è della MGM, la casa di produzione che aveva il leone che ruggiva, per dire, quello che apriva tutti i cartoni di Tom e Jerry. E quindi, appunto, non è della Universal. Ma allora, perché si tende a credere che sia un mostro Universal e per l'appunto, quando sia Van Helsing che il Dark Universe hanno provato a utilizzarlo, nessuno ha fiatato, nessuno ha mai detto ma che cacchio, perché avete messo Hyde, non c'entra con i mostri Universal? La risposta secondo me è da attribuire a più fattori, il primo dei quali è l'origine dei film di Jekyll e Hyde, ovvero sono la trasposizione del romanzo Lo strano caso del Dottor Jekyll e del Signor Hyde, scritta da Robert Louis Stevenson a fine XIX secolo. Ora, quanti film della Monsters Legacy che ho trattato sono tratti da romanzi del XIX secolo? Frankenstein, Dracula, L'uomo invisibile, Il fantasma dell'opera, tantissimi. E
Infilare dentro Jekyll Hyde non stona perché l'atmosfera è sempre quella e quindi ti viene spontanea l'associazione. E la prova, ad esempio, sta nella leggenda degli uomini straordinari e il fumetto da cui è tratto La Lega degli Straordinari Gentlemen, che tra l'altro dovrò recuperare perché La leggenda degli uomini straordinari mi diverte, ma è oggettivamente una stronzata che mi diverte più per affezione perché l'avevo visto da ragazzino, è una boiata oggettivamente, mentre invece mi dicono che il fumetto sia molto bello, in effetti sono molto curioso di leggerlo. Comunque, tanto nel fumetto quanto nel film abbiamo un Mr. Hyde a fianco dell'uomo invisibile, guarda caso, e dentro e in mezzo c'è anche Mina Harker, un personaggio di Dracula. E ci stavano benissimo assieme, lì ovviamente non si voleva unire i mostri universa, ma in generale la letteratura ottocentesca, però capite bene che già questo ti fa capire come i personaggi siano perfettamente compatibili. In più, in molti film di Jekyll e Hyde era stata introdotta una componente romantica con Jekyll, che era innamorato di una donna sempre diversa in base al film, e la sua trasformazione in Hyde faceva finire in maniera tragica questo amore. Non è una cosa da sottovalutare, come ho sempre detto, i mostri Universal sono maschi che non riescono a cuccare prevalentemente, qui nei mostri minori troveremo molte eccezioni, ma i principali sono così, e quindi Jekyll Hyde si prestava benissimo con questa interpretazione romantica non presente nel libro a essere confuso con i mostri dell'Universal. Quindi poi quando la Universal ha effettivamente usato Jekyll Hyde, prima in Van Helsing e poi nel Dark Universe, è sembrato assolutamente normale. In più, negli anni 90, per le reinterpretazioni della Columbia, della Sony, era stato fatto anche Mary Riley, che era una reinterpretazione di Jekyll e Hyde, e quindi anche lì no, si è associati anche quel caso ai mostri Universal, e quindi l'equivoco si è impiantato in noi, tanto che appunto, come ho detto, quando Russell Crowe è stato rivelato come Jekyll, nessuno ha pensato che non dovesse stare tra i mostri Universal. E quindi niente, questo ve lo volevo dire, perché qualora qualcuno si chiedesse, ma Jekyll e Hyde? E no, Jekyll e Hyde non ci sono, non sono realmente mostri della Universal. Quindi non li troverete. E detto questo, appunto, si può passare nelle prossime puntate alla recensione degli 8 film dei mostri minori della Universal.